La guida e lo scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà. Se lo facciamo non è perché siamo stupidi, se lo facciamo è perché abbiamo imparato che dietro alla nuvola più nera c'è sempre il sole che prima o poi spunterà. Se lo facciamo, se sorridiamo e cantiamo anche nelle difficoltà, è perché abbiamo imparato a cercare, vedere, trovare il 5% di buono in ogni situazione e in ogni persona. Noi però, come scout e guide, discepoli di Gesù, abbiamo una ragione in più, ancora più forte per sorridere e cantare anche nelle difficoltà, anche quando le difficoltà come questa pandemia che ci ha colpiti un anno fa sono lunghe e non ci lasciano e siamo costretti ad attraversarle percorrendo per molto tempo il percorso che queste difficoltà ci sfidano a fare. Quello che abbiamo in più è che noi sappiamo che la morte non è l'ultima parola, che la sofferenza non vale per se stessa. Morte e sofferenza sono un passaggio, sono eventi che Dio non vuole, ma che ci invita a attraversare insieme a Lui, a non cercarlo nella tomba che rimarrà sempre vuota perché non potrà mai trattenere la vita. Ci invita a cercarlo là dove c'è vita, ad alimentare la vita e così ci dà speranza e possiamo sorridere e cantare nelle difficoltà anche per molto tempo. Buona strada verso la Pasqua di Resurrezione.